affamare un bambino siriano con un clic sullo smartphone. È la sfida lanciata dal World Food Program dell'ONU con l'app Share the Meal. Per condividere il proprio pasto basta scaricare l'applicazione, disponibile sia per iOS che Android, cliccare sul tasto Share the Meal e scegliere per quanto tempo si vuole donare il cibo. Si va da un minimo di un giorno, solo 40 centesimi di euro, al massimo di un anno, 146 euro. Le donazioni andranno ai bambini rifugiati siriani in Giordania che partecipano al programma di pasti scolastici del World Food Program. Il potenziale in teoria è enorme. A livello mondiale, gli utilizzatori di smartphone sono 20 volte più numerosi dei bambini affamati. Il primo test con una versione sperimentale dell'app, lanciato solo in Germania, Austria e Svizzera nel giugno 2015, ha permesso di fornire oltre 1.700.000 pasti a scuola per i bambini bisognosi nell'esoto, grazie alla generosità di 120.000 utenti. Un sensore termico, minuscolo e sottile, da attaccare direttamente alla pelle per monitorare la temperatura corporea. Il dispositivo è stato inventato da un gruppo di ricercatori dell'Università di Tokyo in collaborazione con l'Università del Texas. Grazie alle sue dimensioni contenute, il termometro, un circuito elettronico composto da grafite e da un polimero semicristallino, può essere inserito in una pellicola ultra sottile, come un cerotto ad esempio, ed essere applicato direttamente sulla pelle. Le applicazioni pratiche sono innumerevoli. Stiamo pensando ad una serie di differenti modelli, ad esempio per il monitoraggio della temperatura dei neonati o per rilevare eventuali infiammazioni negli organi dopo un'operazione, spiega il professore Takao Someya del team di ricerca che ha inventato il mini termometro. I materiali non sono particolarmente costosi e difficili da trovare, quindi i ricercatori pensano di commercializzare l'invenzione su larga scala nei prossimi 3 anni. In Cina la crescita delle polveri sottili che rende l'aria irrespirabile cresce in maniera direttamente proporzionale all'esasperazione dei cittadini. Un'ampia parte del territorio cinese è immersa in una soffocante cappa di smog, dovuta a livelli di particolati nocivi quasi 50 volte superiori ai livelli massimi previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, livelli tossici mai registrati in precedenza. Il problema cronico dell'inquinamento in Cina è stato collegato da più parti a centinaia di migliaia di morti premature ed è diventato uno dei motivi più diffusi di ostilità nei confronti del governo di Pechino. Non stupisce quindi la rabbia degli abitanti contro le autorità governative. Furiosi soprattutto i commenti online. Se le aziende che forniscono il riscaldamento nelle città comprano carbone di bassa qualità ma a basso costo, i responsabili vanno immediatamente scoperti e i loro capi fucilati, si legge in un post. Anche la Svezia ha riscaldamenti centralizzati. Perché non respirano la stessa aria pestilenziale? Si legge in un altro. Tutti lamentano una risposta inefficace se non risibile da parte delle autorità di fronte all'emergenza. Viviamo nel paese dei balocchi o nei giorni dell'apocalisse, si legge su un account Twitter, mentre le richieste di intervento agli uffici della protezione civile di Shenyang, una delle località più colpite dove vivono 8 milioni di persone, non hanno ricevuto risposta. Sul web i commenti si concentrano su un tema ricorrente. Qualsiasi sarà l'intervento del governo contro l'inquinamento atmosferico, sarà sempre comunque troppo poco e troppo tardi. Ogni anno è sempre la stessa storia, ripetono i cittadini cinesi esasperati. Un blogger ha scritto: l'inquinamento atmosferico ha reso le malattie croniche sempre più diffuse. Stiamo diventando il grande malato dell'Asia del nuovo millennio. In campagna c'è il diabetico guida, un paziente esperto che insegna agli altri come gestire al meglio la patologia. In Sardegna un progetto di studio su cereali a basso indice glicemico per produrre un pane adatto alle persone con diabete. In Umbria uno screening gratuito presso le farmacie per identificare precocemente i soggetti a rischio e indirizzarli a un corretto stile di vita. In Puglia un programma di incontri nelle scuole per formare docenti e personale sulla gestione quotidiana dei ragazzi con diabete. In Lombardia un team diabetologico multidisciplinare per rispondere a tutti i bisogni clinici e psicologici della persona con diabete. Sono queste le 5 migliori pratiche finaliste del premio 5 innovazioni, selezionate fra 38 proposte arrivate da ogni parte d'Italia da un comitato indipendente di esperti. I 5 finalisti concorrono per aggiudicarsi la cifra di 20.000 euro per la realizzazione o il completamento del loro progetto. Il vincitore sarà decretato ad aprile 2016. Il più grande telescopio al mondo sarà costruito in Cile. Un gruppo di scienziati e astronomi internazionali si è riunito in cima alle Ande per festeggiare l'avvio dei lavori del Magellano Gigante, strumento che molto probabilmente aiuterà a comprendere meglio tanti segreti dell'universo.
Ci vorrà qualche anno per completare il progetto. Si prevede che entrerà in funzione nel 2021, ma le sue immagini saranno circa 10 volte migliori e più nitide di quelle del telescopio Hubble. Si pensa che sarà 20 milioni di volte più sensibile dell'occhio umano. La base è nel deserto di Atacama. Qui la visione della volta celeste è nitida e spettacolare e la notte è scurissima. Sarà realizzato combinando 7 enormi specchi, ognuno di quasi 8 metri e mezzo di diametro, che tutti insieme formeranno un diametro di 25 metri. Permetterà di studiare il cosmo, le stelle, le altre galassie, potrebbe trovare vita sui pianeti fuori dal sistema solare e guardare verso la prima luce dell'universo. Alla cerimonia c'era anche la presidente del Cile, Michelle Bachelet. Aquí, junto al desierto de Atacama, se construye ciencia para las próximas décadas. Qui nel deserto di Atacama, ha detto, stiamo costruendo il progresso scientifico dei prossimi 12 anni. Diamo il benvenuto a tutti i progetti e contributi che potranno aiutare lo sviluppo di questo grande progetto. Task Force transfrontaliera per le farfalle monarca che sverrano in Messico. Si tratta del solo insetto capace di volare per migliaia di chilometri da nord a sud, lungo la rotta del Nord America sino ai paradisi tropicali messicani, per sfuggire ai rigori dell'inverno, con l'obbligo innato di ripercorrere all'indietro la stessa rotta in primavera. La migrazione annuale delle farfalle monarche è un fenomeno affascinante e unico in natura. Da ottobre ai primi di novembre immensi sciami di farfalle si lanciano per migliaia di chilometri verso sud, dove potranno entrare in una sorta di letargo fino a fine febbraio, per poi fare ritorno ai luoghi di origine. Ma deforestazione e inquinamento avevano messo in pericolo la specie, imponendo una serie di misure urgenti, decise da Canada, Stati Uniti e Messico nel corso di un vertice di pronto intervento entomologico nel febbraio 2014. E ora i risultati si vedono, come hanno spiegato in una conferenza stampa nel santuario messicano di Piedra Herrada, nel Messico centrale, il ministro dell'ambiente messicano Rafael Pacchiano e quello dell'interno statunitense Soley Jewell. Nos ha mucho gusto informarles que hasta antes del huracán. Possiamo annunciare con estrema soddisfazione che prima dell'uragano Patricia di fine ottobre la stima delle farfalle monarca entrate nel nostro paese è quadruplicata rispetto alla stagione scorsa, ha dichiarato Pacchiano. Si tratta di una grande notizia nello specifico, ove si pensi che in Messico era stata registrata una diminuzione in entrata di quasi il 90%. Mexico, the US and Canada have many species that don't know our political borders. Il Messico, gli Stati Uniti e il Canada, aggiunto alla Jewell, hanno molte specie che ignorano del tutto le nostre linee di frontiera e le attraversano liberamente, cosa certamente molto più difficile per gli esseri umani. Il nostro obiettivo è di registrare 225 milioni di farfalle monarche di ritorno in Messico ogni anno. Ce la faremo lavorando insieme e sembra proprio che siamo sulla strada giusta, ha concluso il ministro statunitense. Resort e alberghi sempre più vuoti. I turisti in massa stanno lasciando Sharm el Sheikh e gli arrivi ormai sono col contagocce. A dare un durissimo colpo al turismo sul Mar Rosso, il decreto firmato dal presidente russo Vladimir Putin sul divieto dei voli dalla Russia verso l'Egitto dopo lo schianto di un Airbus A321 in volo da Sharm el Sheikh a San Pietroburgo. La decisione comporta che i 2 milioni di turisti russi che hanno comperato un pacchetto turistico per quella destinazione non potranno partire. Alcuni turisti qui dicono che la sicurezza egiziana non ha lavorato bene, nessuno sa ancora dire che cosa sia accaduto su quell'aereo, dice una donna russa che ammette di essere preoccupata. Il divieto, secondo alcune fonti, non durerà solo qualche mese, ma anni, e soluzioni simili potrebbero essere prese anche verso altri paesi. Abbiamo appena passato 5 anni veramente duri per il turismo in Egitto. La nostra economia è stata messa a dura prova, la gente sperava in una ripresa e ora è tutto in pericolo, dice Mohamed, che lavora in un hotel di Sharm el Sheikh. La decisione del leader del Cremlino, dello stop dei voli e dello sgombero di oltre 80.000 russi è seguita alle raccomandazioni dei servizi di sicurezza federali russi. Il 2014 anno record per il flusso turistico nel territorio delle Langhe, Roiro e Monferrato, con oltre 640.000 presenze, in aumento del 2,2% rispetto al 2013. Un trend in crescita fatto soprattutto di stranieri del nord Europa, ma anche di asiatici, che si confermerà con tutta probabilità anche quest'anno. Le eccellenze vitivinicole del territorio, con il Barolo e il Barbaresco in prima linea, insieme al pregiatissimo Tartufo Bianco di Alba, attirano visitatori da tutto il mondo, ancora di più dopo che il paesaggio vitivinicolo della zona
zona è stato inserito nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. E proprio in questi giorni, fino a metà novembre, si tiene ad Alba la 85esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, che ha già visto 60.000 presenze. Nell'ambito della fiera si svolge poi l'asta mondiale del Tartufo Bianco, il cui ricavato viene devoluto in beneficenza. Il più caro, 100.000 euro per 900 grammi, è stato assegnato quest'anno a un acquirente di Hong Kong, città che vide svolgersi un'asta parallela in contemporanea con quella del castello di Grinzane Cavour. A spiegare le ragioni di tale vicinanza è il presidente dell'Enoteca regionale piemontese Cavour, Tommaso Zanoletti. L'asta, che è giunta alla 16ª edizione, nel corso degli anni ha toccato le principali città del mondo. Siamo stati a Londra, New York, Los Angeles, Mosca, Tokyo, Parigi. E da alcuni anni abbiamo come posto fisso Hong Kong, perché abbiamo trovato in quella città uno straordinario interesse per il tartufo e anche uno straordinario interesse ai nostri vini, per cui questo abbinamento tartufo famoso di Alba e i grandi vini albesi stanno riscuotendo un grande successo. Il tartufo dunque è molto di più di un semplice ingrediente. Il tartufo è un richiamo magico che a noi serve per attirare turisti da tutto il mondo e che possono conoscere dunque la bellezza dei nostri paesaggi, classificati recentemente Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. Mare e musica. Mai binomio fu più azzeccato per tentare di descrivere la Giamaica, eppure non riesce a racchiudere tutta la magia dell'isola. Totalmente circondata dal Mar dei Caraibi, la Giamaica non offre alcun fianco all'oceano e vanta per questo un clima più dolce e gentile della maggior parte delle altre isole caraibiche. Il che, secondo alcuni, si riflette anche sul carattere della popolazione. La costa dell'estremo occidente è la più preservata dal punto di vista ambientale e ospita alberghi e resort discreti e raffinati. Al The Caves ci si può tuffare direttamente dall'uscio delle camere o cenare cullati dalle onde del mare. A Negril, la famosissima Seven Mile Beach, una spiaggia bianchissima che si estende per chilometri, abbraccia per intero lo sguardo del turista. Sulla zona ha scommesso la Veratour, che ha appena aperto uno dei suoi club, come spiega Antonio Pittalis, general manager della struttura. Primo resort totalmente italiano in Giamaica, offre un prodotto di altissima qualità e, come potete vedere alle mie spalle, è un mare fantastico, cristallino, tipico delle isole caraibiche. Noi puntiamo tantissimo su questa destinazione, contornata da un popolo fantastico e colorato. Già, i giamaicani sono loro a fare la differenza. Lo conferma Brian Hammond, rappresentante per l'Italia del Jamaica Tourist Board. I giamaicani dicono sempre, quando parlano della loro bellissima isola, noi non siamo una spiaggia, siamo un popolo, siamo una nazione, e direi che proprio questo è il punto di forza, perché non mancano le belle spiagge nei Caraibi, ma la Giamaica offre molto di più, offre un'esperienza completa che naturalmente la spiaggia, il mare è una parte integrale di questo, ma c'è anche la musica, c'è la cultura, c'è la cucina, c'è la natura, c'è lo sport e soprattutto ci sono i giamaicani. Ognuno di loro un originale, un popolo allegro, un popolo che vuole dividere la sua storia con i visitatori che vanno in Giamaica. Sulle spiagge dell'Ovest la fa da padrona la musica, con bar e chioschi che sprigionano allegria senza mai sfociare nella confusione. Immancabile una visita al Rick's Café, dove ogni giorno una band suona la colonna sonora perfetta per uno dei più bei tramonti al mondo. Go for it, man. See ya. Ma che belle scarpe.
Illuminare l'oscurità, e questo è lo slogan scelto dai ricercatori di Xenon One Ton, dove One Ton sta per una tonnellata, che è il bersaglio di massa dove si eseguirà la caccia, per descrivere l'ambizioso obiettivo di fare luce su uno dei misteri della fisica contemporanea, di che cosa sia fatta la materia che costituisce circa un quarto dell'universo. L'esperimento è una vera e propria trappola per la materia oscura, ma anche e soprattutto una potenziale nuova finestra sul cosmo. Lo sviluppo di un lungo lavoro già compiuto con successo da Elena Aprile della Columbia University, che guida il team internazionale di 21 gruppi di ricerca provenienti da molti paesi, tra cui l'Italia, è basato sulla ricerca di Carlo Rubbia. La risposta che si attende è una sola: ecco le particelle di materia oscura. La strada intrapresa a Gran Sasso per Elena Aprile è quella giusta. Assolutamente di sì, penso che abbiamo come la Corporazione Xenon in mano uno degli strumenti con più potenziale per scoprire materia oscura nella forma di particelle nuove, con le tecnologie e questo strumento nuovo che abbiamo messo insieme qui sotto il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso. Sì, assolutamente sì, sono convinta che se la materia oscura esiste nella forma di WIMPs, Xenon One Ton sarà il primo a scoprirla. La concorrenza con altre metodologie ed altri presupposti di partenza è forte, dagli USA al CERN di Ginevra, ma al Gran Sasso si crede fortemente nella potenzialità di questa indagine, che guarda ad un territorio finora inesplorato sotto lo schermo di 1400 metri di dura roccia e utilizzando un gas puro, lo Xenon. Fernando Ferroni, presidente dell'INFN. I laboratori del Gran Sasso sono il luogo privilegiato al mondo per la ricerca della elusiva materia oscura. Oggi inauguriamo l'esperimento che più di tutti ci porterà più vicino, o forse scoprirà, speriamo addirittura che la scoprirà, la materia oscura. Una grande collaborazione internazionale, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Italia ci mette questo laboratorio fondamentale, il più bello del mondo, e una collaborazione anche, diciamo, di personale scientifico e di personale tecnico, e poi incrociamo le dita e vediamo quali saranno i risultati nei prossimi anni. La trappola scatterà adesso operativamente dal prossimo marzo, nel mirino dei cosiddetti WIMP, Weakly Interacting Massive Particle, una scoperta che varrebbe ovviamente uno strameritato premio Nobel made in Gran Sasso per Elena Aprile. Siamo pronti per vincere. Si sono sfidate a suon di algoritmi per sviluppare un'app contro il cyberbullismo. Sono le 70 studentesse milanesi che hanno partecipato al Team Girls Hackathon, una maratona tecnologica tutta al femminile che vuole rompere gli schemi culturali legati alle differenze di genere. Carlotta Ventura, direttore Brand Strategy e Media di Telecom Italia. Il Team Girls Hackathon, la tappa milanese, è una maratona in una maratona. Le ragazze degli ultimi anni del liceo che sono qui con noi in una giornata impareranno le basi del coding, le basi della programmazione. La maratona è più ampia perché è una corsa a tappe, questa è la terza dopo Roma e Bologna, poi faremo Venezia, Torino, Napoli, Catania e altre città più o meno grandi dove incontreremo più ragazze possibile per spiegargli che c'è un'opportunità per loro. Il progetto Team, realizzato in collaborazione con Codemotion, ha due finalità. L'obiettivo è quello di trasmettere alla più ampia numero possibile di ragazzi come la rete usata in modo consapevole, utilizzata in modo consapevole, sia una straordinaria opportunità. Oggi di passione, di gioco, domani di lavoro, e questo è il nostro, diciamo, obiettivo primario. L'altro obiettivo che ci siamo date è di dare la possibilità alle ragazze di non mettersi dei limiti preconcetti, cioè il mondo delle materie scientifiche è un mondo accessibile anche alle più giovani. La giornata di lavoro, che ha visto trionfare Block, un'app che blocca le foto rubate utilizzate impropriamente sui profili fake, è stata anche l'occasione per due mentor speciali di spingere queste ragazze a scardinare gli stereotipi di genere. Paola Bonomo, direttore marketing per il Sud Europa di Facebook, e Claudia Parzani, avvocato e presidente di Valore D. I miei consigli a queste ragazze sono di essere sempre ambiziose, di non lasciarsi mai dire da nessuno che qualcosa non si può fare, ma di essere
sempre con degli obiettivi davanti a sé che nessuno ti può impedire di raggiungere. Le ragazze oggi hanno un'opportunità molto grande, possono pensare di lavorare in tutti i settori, soprattutto possono occupare tantissime poltrone che abbiamo visto insieme con le ragazze, purtroppo sono raramente occupate da donne. Quindi a loro ho detto di essere ambiziose, ma anche di divertirsi, di fare le cose che gli piacciono, di fare sempre le cose con passione e di pensare che possono fare tutto. La svizzera Tag Heuer ha svelato a New York il suo primo smartwatch di lusso, si chiama Connected ed è realizzato con la collaborazione di Google e Intel. Le linee classiche dell'esterno fanno da cassa alla tecnologia interna che permette di leggere SMS, identificare le chiamate in entrata, usare il GPS, rilevare il ritmo cardiaco. It's a connected watch that looks like a watch. È un orologio smart che si presenta come un orologio normale. Fino ad ora gli smartwatch erano riconoscibili da subito. Questo modello invece non è riconoscibile, è un modello carrera ma connesso, spiega Jean-Claude Bivet di Tag Heuer. L'orologio, che costa oltre 1000 euro, è la prima risposta di lusso all'Apple Watch, ma non l'ultima. Altri marchi hanno intenzione di sfornare orologi intelligenti solo per pochi, Swatch, Gucci, Guess e Tissot fra gli altri. La realtà virtuale arriva sulla piattaforma di condivisione video più conosciuta, YouTube. Ha annunciato infatti che d'ora in poi supporta anche i video in realtà virtuale. Per vederli bisogna avere a disposizione uno smartphone, l'app Android e un visore Google Cardboard, il visore di cartone assemblabile. Con questi tre strumenti sarà possibile provare una nuova esperienza di visione sempre più immersiva. Sul sito sono già presenti dei video realizzati ad hoc in realtà virtuale. Basta cliccare sull'icona della Cardboard, inserire lo smartphone all'interno del visore Google e guardare. Ma non solo, c'è anche un'altra possibilità, l'esperienza della realtà virtuale si può testare infatti con tutti i contenuti normali già presenti sulla piattaforma di condivisione video. Fabrizio Corona mette da parte la macchina fotografica e indossa i panni dell'imprenditore. L'ex re dei paparazzi è infatti arrivato a Roma per presentare la sua nuova linea di abbigliamento, Si Puede. Corona è giunto allo store della capitale Niki Nika per partecipare al lancio della collezione invernale 2015-2016 del nuovo marchio di scarpe da uomo Econ. A Roma tutto è filato liscio, l'ex re dei paparazzi ha salutato fan, si è prestato a foto e si è intrattenuto al cocktail party. Diversamente è andata a Monza dove si è rivisto il Corona rissoso. A fare le spese una giornalista freelance finita anche all'ospedale. Nel 1977 Star Wars ha cambiato l'universo degli effetti speciali per sempre, aprendo il mondo del senza limiti all'immaginazione dei registi. Il nuovo episodio dovrà ora rispettare il linguaggio visivo della trilogia iniziale. Ne è convinto l'esperto Michael Fink dell'Università del Sud della California, Oscar 2008 per gli effetti speciali con The Golden Compass. It really revolutionized everything by taking... Star Wars ha rivoluzionato tutto, dice, adottando la tecnologia industriale, cioè utilizzando le macchine che costruiscono macchine adattandole per fare del cinema. La tecnologia esisteva già, ma Star Wars ha mostrato a tutti che si poteva realizzare concretamente. What it did was it woke up the visual effects industry. Star Wars ha rivelato l'industria degli effetti speciali, prosegue il premio Oscar. Questa industria aveva bisogno di un film come Star Wars, aveva bisogno di una sfida. The trailers for the new Star Wars. Il trailer del nuovo Star Wars, conclude l'esperto, è molto interessante perché si concentra sui personaggi e non sulla tecnologia. In Thailandia è stata eletta la transessuale più bella. Il concorso di bellezza Miss International Queen 2015 ha richiamato partecipanti da tutto il mondo. A vincere la filippina Trixie Maristela, che crede molto nella capacità di eventi di questo genere di aprire la mente e aiutare chi ogni giorno si trova a combattere contro i pregiudizi e gli stereotipi. La comunità omosessuale e transessuale si sente più potente vedendo come il concorso Miss Queen ci aiuta a sentirci importanti. E io penso che vedano come le donne transgender come noi possano brillare come dei diamanti. Alisa Pantunsak è il presidente dell'organizzazione che gestisce il concorso di bellezza. L'evento aiuta il turismo thailandese e contribuisce all'eguaglianza dei sessi. La gente capisce e vede che ognuno può scegliere il genere che vuole. Mostriamo loro che ciascuno ha la capacità di farsi accettare per quello che è.
Eccovi ancora lì, tutti in ferie in massa. Se non sta ancora qui, per noi non è vacanza. Calcia il VIP, scatta un click mentre passa in barca. Stretti dalla crisi in un centimetro di sabbia. Che palle andare al mare, in Salento coi milanesi che invadono la spiaggia. Nemmeno ci puoi nuotare. C'è chi organizza un picnic, chi va sui pattini, chi guarda i cantieri fra le automobili bloccate in un ingorgo. La tangenziale è il nuovo singolo di J-Ax, protagonista insieme ad Elio del video fra vacanzieri in coda e proteste. Una canzone di protesta contro i movimenti di protesta che poi protestano e non combinano mai niente, bloccando solo la tangenziale, appunto. Per punire il potere puniscono altri cittadini come loro. Il video è stato girato su una nuova arteria nei pressi della tangenziale esterna di Melegnano, anche con l'ausilio di un drone. La tangenziale, qualcosa per il sociale. Facciamo il movimento dello sconforto generale.